Rieccoci qui ancora una volta insieme, amici telespettatori di Canale 2 C'è, rubrica che ormai, come sapete, vi tiene compagnia ogni giorno, più o meno all'ora di pranzo, rubrica attraverso la quale diamo, almeno questa è la nostra idea, diamo delle informazioni utili per l'intera comunità e purtroppo da qualche mese ci ritroviamo a parlare, come dicevo, come dico spesso all'inizio di queste trasmissioni, ci ritroviamo a parlare di questa maledetta emergenza Covid che era inimmaginabile fino a qualche tempo fa, e purtroppo ce la siamo ritrovata noi nell'arco della nostra vita e speriamo che sia anche la prima e l'ultima e che non se ne parli più di questa emergenza. Ma a proposito di ciò, proprio per dare un ragguaglio a quanti ci stanno guardando quest'oggi e per dare maggiori informazioni, oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi tramite Skype, come sapete, perché ormai abbiamo ridotto i nostri appuntamenti così proprio in persona, diciamo, in studio. Ormai li realizziamo queste trasmissioni con questo sistema che la tecnologia ci consente. Allora, ben ritrovata la sindaca di Altamura, Rosa Melodia. Buongiorno, come sta? Buongiorno, bene, indaffarata, ma per fortuna bene. Grazie. Dobbiamo dire che noi abbiamo chiesto alla sindaca di levare la mascherina, ma la stava indossando, questo lo possiamo dire per certo, la stava indossando, l'abbiamo pregata di levarla perché, così per un fatto diciamo visivo, per rendere l'intervista ancora più piacevole. Sindaca, allora so che ad Altamura i numeri stanno crescendo, questo è il centro forse più colpito dopo Bari, è così, le risulta questo? Allora, certamente è così. È anche vero che la presenza della tensostruttura garantisce un numero maggiore di prelievi, di tamponi e quindi un servizio maggiore. De Di devo dire screening, che, insomma. e certo, oltre anche a centri privati che adesso comunque stanno facendo prelievi di tamponi rapidi e nel caso di positività vengono poi trasferiti presso l'ASL di competenza, praticamente al Dipartimento di Prevenzione. Quindi noi abbiamo certamente un numero importante di persone positive al Covid, parliamo di oltre 1 migliaio, e che in rapporto con la popolazione mi dicono, perché non sono certamente un'esperta, è un dato importante. Insomma, basterebbe Certo. guardare il rapporto che c'è tra i positivi di Bari con una popolazione estremamente più grande, per cui già da lì anche diciamo noi che siamo degli agnostici nel campo della medicina possiamo trarre le logiche conseguenze. E questo chiaramente allarma l'amministrazione, allarma la cittadinanza, allarma la stessa ASL, perché il carico di lavoro a cui il Dipartimento di Prevenzione è sottoposto chiaramente richiede un comportamento un po' differente da quello che abbiamo avuto fino ad oggi. C'è da dire che Altamura, essendo anche una città produttiva, ha portato molti cittadini insomma, a fare le vacanze fuori dall'ambito diciamo regionale, andando all'estero, andando anche in quei paesi che avremmo dovuto invece tenere in disparte, parlo di Malta, della Grecia e poi della Sardegna, perché i casi di questa seconda ondata sono appunto partiti dalle vacanze estive. So che avete ovviamente necessariamente ridotto l'attività anche al comune, nel senso che per esempio i consigli comunali non sono celebrati al momento proprio per evitare questo tipo di contatto, anche perché la legge lo ha imposto, insomma la legge nazionale ha imposto, diciamo, che non ci siano
riunioni proprio negli uffici comunali. Questo ci sembra doveroso e opportuno, perché veramente bisogna evitare qualsiasi tipo di contatto ora che il virus è praticamente dietro l'angolo. Cioè, i numeri ci dicono che siamo più o meno, stiamo raggiungendo il 2%, ciò significa che ogni 100 abitanti 2 risultano positivi a questo virus. Stiamo pagando lo scotto? Questa è la domanda che le faccio, avrei tante da farne, ma stiamo pagando lo scotto di una sanità che nel nostro territorio è stata ampiamente penalizzata? Cioè, faccio una domanda ancora più precisa, non sarebbe stato bello vedere per esempio l'ex nosocomio adibito a una struttura proprio per il Covid 2019-2020, quindi ormai siamo nel 2020, la pensa come me? Ma io non solo la penso così, ho sollecitato la dirigenza generale dell'ASL Bari a prendere in considerazione non solo l'ex ospedale Umberto I, ma anche quella che all'epoca era una struttura privata, cioè il Maugeri di Cassano, perché ben potevano rispondere alle esigenze a cui oggi dobbiamo rispondere, cercando di tutelare quel diritto alla salute costituzionalmente riconosciuto anche per le altre patologie. Purtroppo non conosco i motivi, diciamo, della non presa in considerazione, o meglio, la risposta è stata che sono stati individuati tutti i nosocomi, gli ospedali di prima fascia, che devo dire sono pochi. C'è Altamura, Putignano, Monopoli, poi vabbè, c'è il Policlinico e quant'altro, ma rispondono proprio perché sono diciamo dei punti più di eccellenza alle esigenze che ad oggi sono preminenti. Devo dire però che in queste scelte, diciamo, da parte della ASL, noi come comuni non veniamo coinvolti. Io ho cercato più volte il dialogo e l'ho anche ottenuto in più di un'occasione. Ma le scelte di individuare diciamo, gli ospedali non ci hanno viste protagoniste, e questo, diciamo, è un limite, ritenuto che la legge ci riconosce diciamo, il ruolo anche di autorità sanitaria del territorio, e nel caso dell'ospedale Perinei esso insiste proprio sul territorio di Altamura, quindi sarebbe opportuno sempre anche sentire le esigenze dei sindaci. Io mi trovo davanti anche a delle situazioni gravissime di pazienti che vengono anche mandati indietro. E qua voglio cogliere l'occasione, perché in molti, diciamo, su propria iniziativa, invece di chiamare il medico di medicina generale, il cosiddetto medico di famiglia, decidono di propria iniziativa di recarsi o al pronto soccorso o presso la tensostruttura, intasando diciamo, quelli che sono gli appuntamenti, le necessità e quant'altro. Per quanto riguarda il pronto soccorso, è chiaro che se si presenta una persona positiva, va a incidere negativamente sull'intervento che al pronto soccorso si fa anche rispetto a tutte le altre patologie, che non sono sparite e forse sono anche diciamo, di interesse maggiore. Chiaramente la pagina oggi della cronaca e della sanità è aperta sul Covid, ma non dobbiamo trascurare tutto il resto. Il Covid è situazione difficilissima, non a caso è stata dichiarata la pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché è di facile trasmissione, bastano due persone che si parlano da vicino, necessario, ecco, di dispositivi di protezione e senza il minimo di un metro di distanza, che il virus, insomma, può esistere, perché proprio nello scambio delle particelle della saliva sostanzialmente, certo, che
questo si può realizzare e quindi è molto più problematico. Però, ripeto, noi abbiamo ancora tante patologie in essere che pure vanno, diciamo, seguite e viste da vicino. Per cui il mio appello è ai cittadini e alle cittadine di non recarsi presso il pronto soccorso, ma di rivolgersi sempre e comunque al medico di medicina generale, che deve dare delle indicazioni ben precise rispetto ai comportamenti da adottare per qualsiasi patologia. Ecco, Sindaca, noi, diciamo, dei mezzi di informazione ci stiamo appassionando ad un tema e forse anche lei è sicuramente lei è coinvolta da questa cosa, cioè le scuole aperte o chiuse. Emiliano, io credo personalmente, ha ragione, considerati i numeri, per esempio, della nostra città, facciamo un esempio, vuole le scuole, la didattica a distanza, perché conosce il proprio territorio, perché chi sta sul territorio certamente non è la ministra Azzolina, un presidente di regione o un sindaco conosce certamente meglio il proprio territorio, e quindi Emiliano vuole le scuole chiuse. La Azzolina continua ad insistere a suon di ricorsi al TAR eccetera eccetera perché vuole riaprire le scuole ad ogni costo, quando in realtà giorni fa stranamente sono finalmente venuti fuori dei numeri diversi rispetto a quelli a cui eravamo abituati, che ci stavano, diciamo, propinando dal governo. Cioè, nelle scuole il virus c'è, anche tra gli insegnanti, quindi quelli che avevamo visto fino ad ora erano numeri evidentemente non così attuali, non così precisi. Lei su questa vicenda come si è espressa? Cosa pensa di fare? Cioè, le scuole ad Altamura devono essere chiuse o è dalla parte della ministra Azzolina per l'apertura? È una decisione importante. Senza dubbio. Allora, dobbiamo prima partire per, diciamo, con discorsi un po' più generali, nel senso che l'Italia non è l'unico stato coinvolto dalla pandemia. Ci sono stati che pure hanno già applicato il lockdown, ma che hanno le scuole attive. Allora, il problema non è un problema scolastico, ma è un problema sanitario, che certamente è diverso da regione a regione e che cambia anche da comune a comune. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che la scuola, per quanto riguarda i cicli delle scuole inferiori, venga fatto in presenza, mentre venga fatto con didattica a distanza per le scuole superiori, per intenderci licei, istituti tecnici e professionali, sì, e quant'altro. Il presidente Emiliano ha ritenuto con ordinanza di chiudere tutte le scuole, e poi sappiamo in seguito c'è stato un ricorso non della ministra Azzolina, ma che ha visto, diciamo, perdere Emiliano al TAR Bari, vincere al TAR Lecce, insomma c'è un insieme di vedute. Allora, noi dobbiamo un po' fare un po' da noi, perché poi appunto ogni territorio è diverso dall'altro. E io mi sono interfacciata con i dirigenti scolastici, scusatemi, delle scuole elementari e medie, ecco, usiamo i termini antichi, e devo dire che gli stessi genitori hanno scelto per l'85-90% la didattica in presenza, e questo è un dato che non possiamo non considerare. In più, nei mesi di agosto e di settembre e anche di luglio, per la verità, noi, invitati dal governo, ricevendo anche dei fondi governativi, abbiamo provveduto a creare le strutture, le scuole, in maniera tale da avere banchi e situazioni più sotto controllo, sapendo comunque che a ottobre ci sarebbe stata questo ritorno dell'epidemia, lo sapevamo tutti. E devo dire, fino all'ordinanza di Emiliano ha funzionato la messa in quarantena della classe, della sezione in cui si sono verificati i casi positivi.
Il problema però è che non c'è una sanità capace di provvedere immediatamente all'esito dei tamponi e che quindi vede intere scolaresche e ovviamente i docenti attendere questo tampone per lungo termine. Ad oggi con i dirigenti scolastici ci siamo dati un tempo di osservazione, almeno di questa settimana, anche perché abbiamo un altro problema. Andrebbe bene anche la didattica a distanza, ma non abbiamo gli strumenti per sostenere la didattica a distanza. Cosa voglio dire? Le connessioni sono molto deboli perché sono di ADSL e non di fibra, e la richiesta che pure hanno fatto tutti i dirigenti scolastici a un operatore nazionale per poter ottenere la fibra devono aspettare almeno 5 settimane. Quindi ci troviamo in questa condizione, in più molte famiglie, avendo più figli in età scolastica, non possono nemmeno permettersi di avere più PC in casa. Certo. Quindi noi stiamo cercando di capire come poter aiutare ulteriormente queste famiglie e quant'altro, però ci sono vari problemi di natura strutturale, cioè noi partiamo con un problema sanitario che invade completamente la scuola, che non può essere intesa come mera lezione, ma come un luogo di relazioni, di crescita, di complicità, di gioco, di empatia anche col docente. Purtroppo anche io avverto in questo momento la distanza con te che mi stai intervistando, perché lo schermo certamente non crea quella relazione che si crea stando in presenza. Certo. E siamo adulti, quindi incide moltissimo nella crescita dei bambini, perché parliamo di bambini da 6 a 12 anni, 11, 12 anni, 13 anni massimo, e quindi di un momento delicatissimo della vita. Cioè provate nei nostri ricordi a sottrarre l'idea della scuola e ci rendiamo conto. È chiaro che davanti ai numeri, davanti alle esigenze, io mi potrò avvalere, come sto già facendo per altre situazioni, di ordinanze che portino alla chiusura delle scuole. Qualcuno fa riferimento ad altri comuni che hanno chiuso le scuole con ordinanza, ad altri sindaci, ma che avevano diciamo problemi in altri settori. Sempre l'Acquaviva, era stato chiuso il comando di polizia locale, quindi non c'era la possibilità di vigilare all'ingresso e all'uscita delle scuole. Quindi non possiamo sempre sovrapporre le realtà di altri comuni con la nostra realtà. Ad oggi c'è questa, le stanno continuando quindi a fare l'insegnamento in presenza, e valuteremo via via insieme a tutti i che chiaramente hanno il quadro perfetto della situazione in atto. Ecco, Sindaca, nelle ultime ore lei ha dovuto prendere dei provvedimenti che, a dire il vero, molti già si aspettavano, in molti già ci aspettavamo, dei provvedimenti proprio di stretta su questa questione, cioè ha deciso di limitare ulteriormente la libertà dei cittadini proprio per cercare di porre rimedio a questi contagi che nella nostra città stanno montando sempre di più. La giustificazione scientifica ancora non ci arriva, noi vogliamo sempre dare la colpa ai cittadini, ma secondo me c'è ancora qualche dettaglio di questo virus che ci sfugge e che evidentemente non ci raccontano. Forse verranno, queste notizie verranno fuori quando sarà tutto finito. Vogliamo parlare di queste strette che lei ha imposto alla città, così la gente da oggi sa cosa fare, insomma, cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare nella città di Altamura? E certamente, replico solamente, diciamo, alla denuncia
insomma, di un ritardo rispetto a queste regole. Allora, proprio ieri una giornalista dell'ANSA mi ha invece detto: Sindaca, lei ha anticipato quella che è stata l'indicazione del Viminale di invitare i prefetti che indica ai prefetti di invitare i sindaci alla chiusura di piazze e quant'altro. Quindi, nella realtà ci avevo già pensato quando è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 ottobre, solo che lì era vincolato all'articolo 50, è molto tecnico, diciamo, a un coordinamento con la prefettura e con tutti gli organi di polizia, perché si poteva fare solo in questi termini. Col nuovo decreto invece torna la piena possibilità per un sindaco di poter utilizzare Gli la strumenti necessari. contingibile urgente per evitare ulteriori assembramenti. Che cosa succede? Non c'è mai, la cittadinanza sicuramente non può, in un governo democratico sarebbe opportuno che il cittadino abbia un atteggiamento, di riconoscimento della norma, cioè l'uso della mascherina che ci viene richiesto, insomma, da parecchio tempo, quindi difficilmente qualcuno è a digiuno di questa nozione, non viene rispettato. Allora, al di là della libertà individuale, che oggi non c'è, perché se si viene multati per l'assenza dell'uso dei dispositivi di protezione, significa che noi dobbiamo temperare a questa indicazione normativa. E invece ad Altamura, ma dappertutto, questo lo dobbiamo dire, ci sono tante persone che per vari motivi ideologici, insomma, per tanti motivi ritengono che insomma, non sia necessario l'uso dello stesso. Come d'altro canto si è chiesto in più di occasioni di evitare gli assembramenti, ma questo purtroppo non accade. E i protagonisti sono soprattutto i giovani e devo dire anche gli anziani, cioè le due estremità della società, perché i giovani nel delirio di onnipotenza, gli anziani rispetto, dico, tanto io devo morire, lo posso comunque fare. Invece noi dobbiamo tutelare tutti, anche quelli che fanno più resistenza a queste norme. Poi, come dice lei, può darsi che nel futuro avremo altre notizie, però trattandosi di un fatto Certo. mondiale, non è che possiamo pensare a un governo che vuole, Sì, diciamo, sì. ingabbiare. Dobbiamo capire che evidentemente qualche problema c'è. D'altro canto, le immagini che provengono dagli ospedali di tutto il mondo ci dicono che c'è questo problema. E quindi, che cosa è successo? Ieri io ho emanato una ulteriore ordinanza che chiude dalle ore 16 alle ore 22 il centro storico, le piazze principali della città e i giardini e i parchi giochi. Perché questa restrizione? La chiusura, innanzitutto, che cosa significa? Non significa che c'è un divieto di transito, significa che non bisogna fermarsi con altre persone e creare assembramenti. Per cui è possibile andare presso le attività commerciali, gli esercizi pubblici, le chiese, la propria abitazione, l'abitazione del proprio genitore, dell'amico, cioè non c'è questa limitazione. La limitazione nasce solamente sul fatto che in queste piazze bisogna transitare. Abbiamo preferito, prendere in considerazione una fascia oraria, diciamo pomeridiana, fino alle ore 22, perché alle ore 22 poi comincia il lockdown imposto dal governo, perché diciamo, sono gli orari che vedono più vivacità all'interno della nostra città.
Purtroppo, ripeto, queste sono iniziative che mai avremmo voluto prendere in considerazione, però sia il centro operativo comunale che si è svolto la settimana scorsa e dove è stato indicato con molta forza la chiusura dei mercati, poi la chiusura delle attività commerciali per quanto riguarda la domenica, ripeto, sono diciamo indicazioni, ordini, perché è un'ordinanza che serve a dire alla popolazione quello che stanno dicendo tutti i decreti, cioè non c'è il lockdown completo, puoi andare a lavorare, puoi uscire per fare la spesa, puoi andare in farmacia, dal medico, dai propri parenti, in chiesa e quant'altro, però cerca di stare di più a casa, cioè evita il contatto con altre persone, perché il tracollo della sanità italiana in generale è il vero problema di tutto questo. Ogni provvedimento è necessario perché la sanità non può permettere numeri alti di ricoveri per garantire anche, come dicevamo prima, le altre patologie. Peraltro, nel caso in cui la sintomatologia da Covid è particolarmente importante, c'è bisogno di camere intensive di cui i nostri ospedali ad oggi non sono dotati, e quindi stanno cercando di ampliare l'offerta proprio perché sono tante le persone che purtroppo poi hanno polmoniti, insufficienza respiratoria e quant'altro. Questa è la ratio di tutti i comportamenti. Io in tutte le, diciamo, le comunicazioni alla cittadinanza ho sempre chiesto, e continuo a chiedere anche oggi, una collaborazione che ci permetta di convivere e di evitare il lockdown completo, che ci porterà a vivere la stessa situazione di marzo, quindi chiusura totale delle attività. Cioè, ed è una cosa impensabile. Perché noi dobbiamo tutelare anche l'economia, soprattutto in questo caso io parlo per questo comune, per la nostra Altamura, per cui l'economia noi la dobbiamo salvaguardare, perché dobbiamo andare avanti come stiamo cercando di andare avanti, riuscendoci anche nell'attività amministrativa, perché non possiamo dedicare e farci completamente sovarchiare da questa pandemia. Dobbiamo conviverci cercando di fare tutto e di farlo in un determinato modo che ci preserva dalla pandemia. Ecco, Sindaca, molte sono le segnalazioni arrivate alla nostra redazione su tanti temi, tra cui quello dei buoni spesa. A che punto siamo nella città di Altamura? Perché molte famiglie, lei lo sa, non glielo devo dire io, sono in difficoltà. La difficoltà, a dire il vero, sta aumentando anche per quelle famiglie che invece prima non erano in difficoltà, quindi stanno aumentando veramente i disagi, perché è tutto fermo, le attività commerciali veramente stanno pagando un prezzo altissimo e quindi la situazione è davvero molto grave. E al comune a che punto siete con la distribuzione di questi buoni? Vi siete fermati? State continuando ad andare avanti? Allora, nella realtà dobbiamo provvedere alla distribuzione nei prossimi giorni. Abbiamo deciso di farlo presso il centro anziani perché attualmente sono liberi quei locali. Siccome dobbiamo condividere, diciamo, l'area interna anche con la scuola, abbiamo definito orari, quindi chiesto anche, abbiamo condiviso con i dirigenti scolastici, con il dirigente scolastico, la dottoressa Crapuzzi, quindi abbiamo fatto tutta una serie di attività. Sicuramente arriviamo con molto ritardo nella distribuzione di questi buoni pasto, perché ricorderete, sono i buoni pasto finanziati dalla Regione Puglia, ma attualmente questi sono buoni pasto finanziati dal Comune di Altamura, perché la Regione Puglia, quando ha trasmesso con delibera questa seconda tranche di un unico provvedimento, ha cambiato le carte in regola, cioè ha indicato ai comuni di
utilizzare quelle risorse per chi non avesse mai avuto nessun contributo dalla pubblica amministrazione. Siccome invece la pubblica amministrazione ha provveduto a coprire, soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio, una larga fascia di popolazione, che poi è più o meno sempre la stessa ricorrente, chiaramente ci siamo trovati di fronte a un problema grosso, cioè a quello che capire come poter fare in maniera diversa, perché altrimenti in quel momento non avremmo saputo a chi dare quei fondi, non so se rendo l'idea. Per cui chiaramente ci siamo attivati, abbiamo avuto vari confronti con la regione, alla fine abbiamo fatto, diciamo per dirla in maniera molto semplice, ma con procedure davvero lunghissime e burocraticamente importanti, uno scambio di capitoli di spesa utilizzando i fondi del comune per finanziare questa ulteriore diciamo distribuzione. Saremo molto più precisi nei prossimi giorni anche attraverso le pagine del sito istituzionale del comune. Voglio anche dire però, e questo lo diceva lei in premessa, il comune di Altamura, come tutti i comuni, ha personale smart working. Inoltre stiamo avendo problemi anche noi con le connessioni ci hanno creato ci vuole il 5G, diciamo, insomma, praticamente, per capirci deve arrivare il 5G. No, assolutamente. Una battuta, nient'altro. Anche comprensibile. I problemi diciamo che attanagliano le pubbliche amministrazioni sono dei sistemi che contengono una marea di informazioni e purtroppo diciamo anche con attentati di virus informatici, in questo caso, che pur se vengono fermati bloccano le attività per un po', certo. Questo ci ha nuociuto in questo ultimo periodo anche sotto questo punto di vista, però diciamo che siamo abbastanza pronti per distribuire i buoni. Sindaca, per concludere, noi le affidiamo una grande responsabilità a nome di tutta la popolazione che ogni giorno ci chiama, ci manda indicazioni su problemi, addirittura qualcuno ci ha segnalato che in alcuni B&B della nostra città, pensate, io lo devo dire, vengono affittati a gruppi di ragazzi che poi fanno feste e festini all'interno di queste camere durante le poche ore che sono loro a disposizione. Quindi questa segnalazione io la devo fare, perché mi hanno detto di riportarla a lei, che insomma può evidentemente scatenare qualche controllo in più. Volevo dire, noi le affidiamo una grande responsabilità, che è quella che tutta la città vuole. Lei deve, speriamo, insomma, glielo auguriamo, deve rappresentare tutte le nostre necessità, quelle della nostra popolazione, perché abbiamo, e lei ormai diciamo conosce benissimo questo problema. Abbiamo diciamo situazioni gravi di sanità, cioè del nostro ospedale che va rinforzato, problemi nelle scuole che sono state ignorate per anni, e anche e soprattutto i controlli, cioè il nostro organico dei carabinieri e della polizia municipale, che sono veramente ai minimi storici, e quindi lei si deve fare portavoce di queste nostre necessità e, come dire, lagnanze tra virgolette, ma vere, cose vere, perché dobbiamo far sì che i governi, i vari governi, prestino più attenzione, a partire da quello regionale, prestino più attenzione per il nostro territorio, che non è un territorio dove solo venire durante la campagna elettorale a prendere voti e basta. È d'accordo con questo incarico che le sto dando a nome della città? Allora, questi temi io li conosco molto bene, non solo perché sono innanzitutto cittadina di Altamura, quindi li vivo direttamente. Insomma, questo mandato viene fatto in nome dei cittadini di Altamura. Certo. Proprie esigenze, e molto spesso basta partire da me stessa, che abito nel centro storico, insomma, ma ho un filo diretto con i cittadini attraverso le varie chat. Poi devo dire, il mio numero di telefono credo che ce l'abbia almeno il 60% della popolazione. Dopodiché è chiaro però che noi ci dobbiamo dimenare
con le nostre forze, non mi sono mai sottratta a nessuna critica, pur nei confronti di governi politicamente amici, diciamo così, l'ho dimostrato sia per quanto riguardava l'ordinanza sulle scuole, l'ho detto per la sanità, non mi sottraggo mai, diciamo, a una visione completa. Perché ritengo che innanzitutto quando si svolge questo ruolo da primo cittadino è necessario essere equidistante da qualsiasi ideologia politica, ma essere recettore e quindi poi moltiplicatore delle questioni che accadono sul proprio territorio, indipendentemente, diciamo, da chi arriva alla richiesta. Il problema però è un problema che non può apparire come un problema esclusivo di Altamura, è un problema che purtroppo abbiamo tutti quanti, i comuni italiani. Insomma, io posso parlare certamente per i comuni dell'area metropolitana di Bari, con cui ho un continuo e assiduo confronto, e abbiamo tutti i medesimi problemi. Il personale delle forze dell'ordine è molto ridotto. Adesso io prenderò, diciamo, altri 7 vigili a tempo determinato, grazie, diciamo, alla ripartizione dell'articolo 208, insomma, che prevede la possibilità di prendere personale a tempo determinato, che di solito si prende, diciamo, nel periodo natalizio o quant'altro, e prendere altri 7 vigili per questo mese ancora a disposizione, e poi li prenderemo ulteriormente per il 2021 per 4 mesi altre 8 persone. Il problema però, noi ci stiamo avvalendo anche di associazioni di volontariato che stanno dando una mano consistente, almeno per quanto riguarda diciamo il controllo visivo e quant'altro, anche di sollecitazione all'uso dei dispositivi di protezione, ed è, ripeto, un problema comune. Certo che lo avvertiamo, purtroppo l'organico che ci viene dato è di qualche macchina, di una pattuglia in più dei carabinieri o due, a seconda delle possibilità che hanno, perché anche la chiusura dei comandi dei vari comuni comporta uno spostamento di eventuali di altri militari che possono venire sul nostro territorio, e invece vengono spostati nei comuni che abbisognano di maggiore attenzione. Il nostro poi personale è ulteriormente attanagliato anche dal virus. Tenete presente che anche i carabinieri, di nuovo la polizia locale, vede la presenza di persone che sono a casa per diciamo positività al Covid, quindi proprio perché sono persone che stanno in prima linea. Certo. Quindi ecco perché io faccio appello sempre alla responsabilità dei cittadini. Insomma, ripeto, in democrazia non si può chiedere l'intervento delle forze dell'ordine perché non siamo capaci di utilizzare la mascherina. A me sembra davvero insomma un modo di fare non proprio diciamo da persone capaci. Allora, sarebbe opportuno invece che ci dessimo tutti una mano, perché la salvaguardia di un territorio passa dalle mani di tutti quanti. Certo, il sindaco ha una grande responsabilità e me la prendo tutta la responsabilità, però anche ognuno di noi ha la responsabilità come cittadino e come cittadino. Bene, grazie Sindaca, siamo arrivati al termine, abbiamo usato tutto il tempo a nostra disposizione, anche di più. Io la ringrazio per aver accettato questo invito, insomma, di fare un po' di chiarezza su queste ultime disposizioni che riguardano proprio la città di Altamura. Un saluto quindi, vuole darlo ai nostri cittadini, concittadini? Assolutamente. Io rinnovo l'invito alla cautela, all'utilizzo dei dispositivi di protezione e chiaramente auguro buone cose a tutta la cittadinanza. È un momento difficile che chiaramente colpisce in tutte le direzioni, c'è sofferenza dappertutto, nelle attività commerciali, nell'imprenditoria, nel comparto scolastico, l'abbiamo detto, in quello sanitario.
Quindi tutta la popolazione nella sua interezza viene colpita in questo momento, e essere comunità significa anche superare, quindi stare tutti insieme ed essere comunità significa cercare di superare al meglio questa fase difficilissima. Io dicevo prima, sono a disposizione per ulteriori aggiornamenti e ringrazio comunque la cittadinanza per quello che sta facendo, perché mettiamo sempre in rilievo gli aspetti negativi, sì, certo. Mai però quelli che invece il loro dovere lo fanno, e lo fanno fino in fondo anche per gli altri a volte. E questa fascia di popolazione va sempre ringraziata, perché ci allevia da altre difficoltose incombenze. Grazie, grazie Sindaca, grazie a voi per averci seguito, amici telespettatori. Il nostro appuntamento, come sapete, è rinnovato a domani, stessa ora, all'ora di pranzo saremo qui con voi. La trasmissione, per quanti non fossero riusciti a vederla, torna in replica ovviamente durante la serata, come sapete alle 19.30, poi intorno alle 22, a mezzanotte circa, quindi c'è la possibilità di rivedere senz'altro queste nostre rubriche. Grazie a tutti, a risentirci a domani.